Buongiorno a tutti dalla Web TV di Plein Air nella terza giornata del Salone del Camper di Parma 2012. Buona l'affluenza di pubblico anche in questo lunedì mattina. Apriamo dallo stand dell'Associazione Produttori Camper che tra le tante iniziative dei mesi scorsi ha indetto il concorso Giovani e Designer, rivolto a studenti e professionisti dei 18 ai 30 anni. Proprio ieri si è svolta qui in fiera la premiazione che ha visto assegnare un riconoscimento a 4 progetti per altrettante categorie: terza età, bambini, sostenibilità e animali. E adesso andiamo a vedere le novità di oggi. Ed eccoci in casa Laika, l'azienda toscana che in vista del proprio 50° anniversario pensa per l'anno prossimo all'inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo e lancia una rete esclusiva di noleggio dei propri mezzi, il Laika Rent. Leader nello stile e nel design all'italiana, ha riscosso molto interesse a Parma, ottenendo ben 2 prestigiosi riconoscimenti al concorso Award, con un motoroma Rexos Line e un semi-integrale Creos. L'integrale Rexos Line 9009, che misura quasi 8 metri, è l'esempio principe dell'evoluzione della casa, con interni raffinatissimi. Sedili avvolgenti della dinette, pareti scorrevoli elettricamente, una doccia ricercata e una sontuosa camera da letto con LED azzurri, testiere in velluto e stelline a soffitto. Il profilato Creos 4010, anch'esso premiato tra i semi integrali, ha un duplice pavimento tecnico e una porta doppia per l'accesso alla zona toilette. Ma Laika insiste anche nella fascia sotto i 60.000 euro, con i mansardati e i profilati della serie X. Da sempre il marchio Rimor è molto apprezzato in Italia e in Europa per le sue soluzioni pensate a misura di famiglia. Della gamma media europeo su Ducato, il nuovo semi-integrale 84 Plus, con una pianta originale pensata per la famiglia tipo, molto spaziosa, ancora sotto i 7 metri di lunghezza. A zona posteriore separata con letti a castello, vani, toilette e doccia contrapposti. Sopra la cabina, il matrimoniale basculante. Tra le prime a impegnarsi per il ritorno dei van furgonati, la slovena Adria propone 2 nuovi modelli Twin. Il Twin SHX da 6 metri e 36 cm ha letti e gemelli longitudinali in coda, bagno passante con doccia estensibile e blocco cucina estremamente funzionale. La Saphir è la linea di accesso delle prestigiose caravan tedesche Fendt, con 19 piante diverse. La 515 SKM ha gavone a volume variabile accessibile dall'esterno, letti a castello negli interni con preziosi cromatismi degli arredi. L'azienda padovana Road, specialista dei camper polivalenti Vivair su Trafic, presenta in fiera una proposta inedita su Citroën Jumper da 6 metri. Allestito dalla tedesca Flexebu, con elementi modulari, facili da installare e di prezzo contenuto, consente ai mezzi gli usi più vari, di vacanza, sport e lavoro, grazie agli arredi smontabili. Nota leader delle centraline elettroniche, la CBE presenta una nuova linea di pannelli solari da 120 a 150 watt, composti da 2 unità lunghe e strette collegate in serie, pratici e funzionali per disimpegnare i tetti dei camper. All'interno della sezione percorsi e mete, lo stand di Terre di Siena ricorda ai camperisti l'appuntamento con Terre di Siena Plein Air, il grande evento organizzato dalla provincia di Siena in collaborazione con APC e Plein Air. Per tutti i fine settimana fino alla fine di ottobre, il territorio apre le porte ai turisti in camper con eventi speciali e visite alle aziende del distretto del camper. Per oggi è tutto, ma noi ci vediamo ancora domani per un altro appuntamento con Plein Air Web TV dal Salone del Camper. A presto!